oltrepassando le porte della più bella città che avessi mai visto dopo Costantinopoli. Mi accampai al sicuro delle sue fortificazioni, sedotto dalle sue architetture, dalla natura circostante e dall'imponente arena romana. Restano ancora molte tracce del mio amore per questa città. Dopo Verona, conquistai subito la grande Milano. Ricordo bene Milano, anche perché lì caddi in un banale tranello. Si presentò a me un illustre disertore, il comandante di Odoacre. Tufa, abile attore, conquistò la mia fiducia e mi consigliò di muovere verso Faenza per sorprendere Odoacre. Ci fu invece un'imboscata, dove persi molti uomini per me importanti. Ci misi non poco a riprendermi, ma riuscii a conquistare Pavia. Non gli restò quindi che ritirarsi nella sua Ravenna, allora capitale dell'impero romano d'Occidente. Ben presto lo circondai e cominciò così un assedio che durò ben 3 anni. Alla fine Ravenna capitolò e io finsi la pace con Odoacre. Durante il banchetto che diedi in onore dei vinti, mi feci prendere dalla vendetta e trafissi Odoacre davanti a tutti, memore del suo tranello di Faenza. Non fu un bel gesto, e ne portai l'ignominia fino alla mia morte. Conquistata la città, era il 5 marzo, Teodorico aggiunse al titolo di re dei Goti anche quello di re d'Italia. Certo, Ravenna gli ricordava i canneti del lago di Balaton in Pannonia. Certo, lo sforzo della conquista valeva bene una permanenza. Ma perché non scese anche a Roma? Roma era pur sempre Roma, è un mistero. Forse ritenne di doversi accontentare. Forse ci furono accordi segreti. Forse la verità, come a volte succede, è più semplice e bizzarra. Sembra infatti che fosse stato sconsigliato dai suoi perlustratori per il clima troppo caldo del centro Italia che procurava ai Goti malattie e infezioni. Teodorico restò a Ravenna e dalla seconda moglie ebbe una figlia, Ama l'Assunta, e da questa il nipote Atalarico. Per consolidare la sua posizione strategica, già Augusto aveva arricchito Ravenna del porto di classe e di una flotta di 250 navi. Il commercio con l'Oriente prosperava e in breve tempo la città si meritò il trasferimento da Milano della capitale dell'impero romano d'Occidente sotto Onorio. Furono anni in cui il cristianesimo si sviluppò e anche la sede vescovile venne trasferita da classe a Ravenna.
Da qui si infittirono i rapporti con la corte imperiale e la chiesa ravennate divenne seconda solo a quella di Roma. Quando Valentiniano III, figlio di Galla Placidia, assunse l'incarico di nuovo imperatore, la città ebbe un lungo periodo di pace in cui sorsero la Basilica di San Giovanni Evangelista, il Battistero Nioniano e il Mausoleo di Galla Placidia. Con Teodorico, Ravenna venne bonificata, ma soprattutto venne fatta risplendere come una capitale emerita. Ora toccava al re tedesco lasciare nuovi segni di pace e prosperità, come la cappella arcivescovile, Sant'Apollinare Nuovo, il Battistero degli Ariani e la Chiesa dello Spirito Santo, il suo palazzo, oltre a tante chiese ariane e a molti teatri. Sopra quella terra fertile, sopra antiche catacombe e lunghi cunicoli sotterranei che, si diceva, collegassero molti luoghi importanti della città, Teodorico cominciò a creare la sua piccola Costantinopoli. Nel governo d'Italia, Teodorico seguì le orme di Odoacre. Ai Romani lasciò i compiti amministrativi e politici, come al fido amico e senatore Cassiodoro, mentre ai Goti riservò quelli di difesa e di sicurezza. La pacificazione dell'Italia sembra proprio che fosse un suo preciso obiettivo. Riscattò infatti i cittadini romani fatti prigionieri dagli altri popoli barbari e ridivise le terre incolte destinandone ai cittadini romani 2/3 e solo 1/3 ai Goti, cioè alle milizie. Questo compito di divisione venne affidato al funzionario Liberio, già prezioso amministratore di Odoacre. Teodorico fece erigere notevoli opere pubbliche, come la ristrutturazione dell'acquedotto di Traiano, che dall'Appennino scende verso Forlì e Ravenna, attraverso la località di Galeata, dove ancora oggi esistono le rovine del cosiddetto Palazzo di Teodorico. Questo permise all'economia italiana della zona di riprendersi dopo molti anni bui. Teodorico non dimenticò la sua Verona, che rimase un centro militare primario e l'arricchì di palazzi, portici e terme. Sempre seguendo l'esempio di Odoacre, benché come lui ariano, si fece tutore della fede cristiana e lasciò ampia scelta di religione. Fu l'imperatore Giustino I a dare inizio alla crociata contro l'arianesimo, vista come fede inconciliabile e soprattutto pericolosa per il potere della Chiesa cattolica. Teodorico cercò di raggiungere un accordo con l'imperatore, prevedendo libertà di culto all'interno dell'impero, ma non ci fu verso.
Come risposta allora Teodorico operò una sistematica persecuzione contro la Chiesa e i cristiani, arrivando a imprigionare e a far morire lo stesso Papa Giovanni I, oggi sepolto in San Pietro. Il conflitto era inevitabile.